Ancora una RSA colpita dal Covid in provincia di Arezzo, l'ultima in ordine di tempo, la RSA Santa Maria Goretti di Bibbiena, dove gli ospiti erano tutti vaccinati anche con la seconda dose, quindi avevano completato il richiamo vaccinale. Qual è la situazione ad oggi? Proprio nell'ultima settimana sono stati riscontrati dei casi positivi. Attualmente la situazione è comunque sotto controllo, per fortuna, perché grazie all'intervento della ASL, che ringrazio, sono stati trasferiti tutti gli ospiti positivi presso altre strutture e comunque gli ospiti rimasti, che sono circa 10, sono seguiti dal personale che non ha contratto il virus, quindi che aveva lavorato in sicurezza, e quindi bene o male l'emergenza al momento è sotto controllo. Certamente speriamo che gli ospiti positivi portati via possano negativizzarsi e guarire a breve. Di che numeri parliamo? Parliamo di circa 15 ospiti su 25 positivi e 3 operatori, anche loro positivi. Gli ospiti sono tutti più o meno stabili, solamente 2 sono, per quanto sia, dagli ultimi aggiornamenti, sono stati portati in strutture ospedaliere, mentre gli altri sono in altre strutture RSA, che sono invece strutture che possono ospitare positivi. Ormai lo abbiamo visto con ampia esperienza che nelle strutture per anziani che erano state contratti dal Covid prima delle vaccinazioni c'erano stati purtroppo delle conseguenze molto molto gravi. Adesso invece, grazie alle vaccinazioni, questi ospiti comunque stanno, non dico che stanno bene, ma comunque sono stabili. A Bibbiena la situazione è sotto controllo per quanto riguarda il territorio comunale e i contagi? Sì, nel nostro comune la situazione al momento è rientrata come emergenza, speriamo di continuare così, perché sono rimasti, compresi gli ospiti della RSA, circa 40 le persone positive, e quindi davvero siamo su un indice addirittura intorno al 100 su 100.000 abitanti, molto migliore rispetto alle settimane passate. Riaprirà le visite a breve quando si saranno negativizzati le RSA? Assolutamente sì.